Buongiorno, state qua, non vi avevo visto. Siamo un'altra volta in Sicilia e questa volta dico siamo non a caso perché non sono solo. Con me dall'altra parte della telecamera c'è la mitica Fiorenza, che è una super filmmaker che mi aiuterà in questa che questa volta è una bella avventura. Abbiamo finito il viadotto Salso, iniziamo un altro mega viadotto che è il viadotto San Giuliano, che è una bestia, una roba fantastica. Questa volta mi sono fatto aiutare per diversi motivi. Uno, perché è un progetto molto importante e vedrete appena arriviamo che è un viadotto che sarà spettacolare. E due, perché l'ultima volta ho fatto un po' di bordello e quindi meglio avere due mani in più che mi danno una mano e magari evito di fare casino. Adesso le camere sono diventate tante, ci stanno le camere fisse, il drone, la camera principale e quindi serve una mano, non c'è niente da fare. E quindi appena arriviamo vi facciamo vedere questa volta con cosa dovremo combattere. A più tardi! Ah, un'ultima cosa! Se ci volete aiutare, faccio come i youtuber quelli bravi, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, così magari, visto che iniziamo a caricare sempre più video, e ci date una mano e il canale cresce un pochino, che adesso è un pochino asfittico. A presto, ciao ciao! Siamo tornati in Sicilia, sempre a Caltanissetta, dove la Nitrex, dopo il successo della demolizione del viadotto Salso, è stata chiamata quasi subito per risolvere un annoso problema. Quello che vedete alle mie spalle è il viadotto San Giuliano, un viadotto che è chiuso da diverso tempo perché si trova su una frana. E questa frana sta ovviamente spostando tutte le pile, in particolare la pila 14, che è quella che vedete alle mie spalle laggiù, e che ne sta deformando non solo il tracciato, ma anche la forma della pila 14 nella sua elevazione. Quindi purtroppo questo manufatto, che per tanti anni ha accompagnato gli abitanti di Caltanissetta nel panorama del territorio, è purtroppo destinato ad essere demolito e sostituito con un nuovo viadotto. Il viadotto appunto è alto 57 metri, ha 19 pile e quindi è veramente un'opera imponente e la sua demolizione sarà veramente un bello spettacolo. Le operazioni di caricamento delle pile stanno andando avanti, i tecnici della Nitrex stanno lavorando con due cestelli per arrivare a fine giornata ad aver caricato tutto il ponte. Le pile vengono caricate in tre punti differenti, alla base, a metà e sopra ai baggioli, in modo che praticamente le pile verranno spezzate creando una cerniera a metà della loro altezza. In questa maniera l'altezza massima poi delle macerie che risulterà sarà sicuramente più contenuta e si avrà la possibilità di operare poi con gli escavatori in maniera più semplice. Fare questi video, tu che sei un artista, io invece ti porto qui sul cantiere fangoso in mezzo agli operai, com'è? Com'è questa esperienza? Mi fa venire le vertigini perché siamo sempre in alto. Sui ponti. Stiamo sempre sui ponti a 60-70 metri e va bene questo. All'inizio c'avevo paura, adesso mi sono abituata pure agli spari, alla dinamite, a tutto. Ci ha preso gusto, no? All'inizio c'aveva paura, adesso ci ha preso ormai gusto. Del mestiere. Brava. Del cantiere. Grande. Vabbè, adesso facciamo un po' di riprese anche qua sopra e speriamo che ho schiacciato play. Allora, qui siamo sulla parte alta del viadotto, sull'impalcato, dove sono stati intanto praticati dei fori in corrispondenza delle pile per poter accedere alla parte alta delle pile e poter minare quindi i baggioli, che sono i supporti sui quali sono appoggiati le travi. Eccoli qua. Vi faccio vedere. E infatti là sotto potete vedere i baggioli che sono appunto questi supporti
che sono stati minati in modo che al momento dello sparo poi spariscano in sostanza e inneschino il domino tra le travi e i pilastri. Qui sopra vedete le linee della miccia detonante che porta la detonazione da una pila all'altra. E come l'hai pensata a sta demolizione? Tum, 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 tum. E le pile vengono spezzate a metà, tutte? Sì, salvo la prima e l'ultima, che sono basse. E perché le spezzi a metà? Per farle piegare, immagina che l'impalcato è così. Lui cade per 5 metri, prende un colpo, si piega in avanti, si piega sopra e si schiaccia così come il salso fase 2. Ok. Quindi in sostanza le pile non si ribaltano, si accartocciano su se stesse. Tamburo, adesso la pile più alta, cerniera di mezzeria, cerniera di testata o di pulvino se vuoi. E la vedi da là. Attenzione a sporgervi. Questa non la vedi, se la vedi sotto quella che stanno adesso caricando i ragazzi. Questa è messa così. Sì, sì. Questa si piega così e questa si piega così. Questo è le varie sezioni. Sì, perché vedi che un impalcato c'ha 1-2 pile. 1-2-3-4 pile. 1-2-3 pile. Sono 144 metri, 100, adesso non mi ricordo questo. Quantina di metri. Tac, tac, tac. Perché le travi non vanno da pila a pila, due, ma sono due. Esattamente, sono lungo, questo è un progetto pazzesco, cioè assurdo. Quindi una trave molto trave, lunga che prende più pile. 1, 2 pile all'inizio, 3, 1, 2, 3, 4 pile quella campata dopo, 1, 2, 3 pile dopo, 3, 3 e 4, ma questa qua è molto corta, neanche la miniamo. Quindi queste travi sono state costruite in opera? Sì. Ok. Progetto Zorzi non ha messo un millimetro di calcestruzzo in più rispetto al necessario, che però alla lunga si è dimostrato troppo esile. Non lo so, forse neanche, guarda, il problema che c'ha, vedi, fate un giro intorno, fate un giro col drone, è pieno di frane. Sì, ho cioè, visto. A caricarlo di più si sarebbe mosso di più, ha svuotato. Tu pensa che il peso di questo ponte praticamente non pesa sul terreno, perché il peso l'hanno tolto nelle fondazioni, hanno fatto dei grandi pozzi, quindi quanto pesa? 2000 tonnellate, gli hanno tolto 2000 tonnellate di terreno sotto, però il problema è che poi si è mosso sotto. Si è mosso tutto al versante. Si è mosso la fondazione, ha ruotato, per cui questo si allunga, si ricontrae, vedi, con i giunti che sono un po' risaliti e si sposta trasversalmente, se vedi sulla spalla si vede proprio che si è spostato. Mentre stavamo lavorando si è spostato di 7 cm. L'abbiamo strumentato, adesso abbiamo fatto i sismografi. Sta per iniziare la riunione di coordinamento della sicurezza. In questa fase verranno ribadite un'altra volta dove ogni operatore si dovrà posizionare per tenere sotto controllo l'area circostante allo scoppio. Ovviamente l'area è interdetta, non può entrare nessuno per evidenti ragioni di sicurezza. Il coordinamento quindi è un aspetto fondamentale. In questa fase appunto Roberto, che è deus ex machina della demolizione, ricorderà quali sono le varie fasi che porteranno fino al momento dello scoppio, quindi i vari momenti di avvertimento con il corno e soprattutto ribadirà quelle che sono le procedure di emergenza in caso in cui la maglia di sicurezza venga in qualche modo bucata. Il brillamento sarà fatto laggiù e quindi noi ci divideremo, la Nitrex si dividerà con un gruppo là e un gruppo qua. Se si dovesse interrompere la detonazione per qualche motivo, chi sta qua va, riattacca e rifà partire. Voi dovete stare attenti perché non ci sia nessuno. Il rumore anche qua sarà molto forte, a meno che non ci sia un po' di vento, ma ci sono 6 km di miccia detonante qua, quindi si sentirà un rumore molto forte. Il problema vostro è che voi sentirete il rumore dopo aver visto lo sparo, perché siete a distanza, 1-2 secondi dopo. Quindi guardate sempre il ponte, guardate attorno,
verificate che non ci sia nessuno, appena vedete qualche cosa chiamate. Abbiamo tempo per fermarci fino all'ultimo momento. Ricominciamo, tre fischi di corno, poi appena lui ci dice a posto, due fischi di corno, breve pausa, un fischio di corno, boom, tram, 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 tram. Buongiorno, siamo di nuovo sul cantiere, questa mattina si spara e niente, stiamo facendo il giro per montare le GoPro e ovviamente non sono GoPro originali, questa è cinese, ma sotto a un ponte che viene giù la GoPro non ce la metto. Abbiamo già posizionata una, partiamo con la seconda, ovviamente con un power bank perché sono le 9:20. Lo sparo sarà verso le 11:40, noi dobbiamo fare tutto il giro, devono partire subito ed avere almeno 2 ore e mezza di autonomia, se non pure 3, perché magari c'è qualche ritardo e non possiamo permetterci di perdere lo sparo. Quindi 128 giga, power bank enorme e le facciamo partire subito. Allora, per la demolizione del ponte è tutto pronto, ormai mancano, sono le 10:30, tra 50 minuti il ponte salterà. Volevo mostrarvi questo, che forse avete sentito suonare in tutte le altre demolizioni, che è il corno che viene usato per dare gli avvertimenti. È un corno derivato dalle attività della caccia, ma che attualmente viene usato solamente per le attività minerarie e quindi per annunciare i brillamenti. E quindi il rumore che sentite ogni volta viene da questo e ci vogliono anche buoni polmoni, eh. La demolizione è andata alla grande come al solito, la Nitrex ha fatto un lavoro superbo. Quello che vedete alle mie spalle non è il ponte di stamattina, ma è il suo gemello, o meglio è la continuazione, ed è il prossimo obiettivo della Nitrex. Adesso tra circa un mese torneremo qui a Caltanissetta per finire il lavoro e quindi minare anche questa parte di ponte. In realtà da un punto di vista strutturale è lo stesso ponte, cioè le travi corrono da uno all'altro. In mezzo c'è una cunetta di terra che li divide, ma strutturalmente è sempre lo stesso ponte. Torneremo a Caltanissetta per completare il lavoro e allora anche questo ponte verrà giù, speriamo con gli stessi esiti. Per adesso vi salutiamo e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Sta per iniziare. Fiorenza che passa dietro. Questo ce lo mettiamo, blooper. Allora, sta per iniziare la riunione, la ricordamento della sicurezza. In questa riunione...